Io l'ho già visto e sentito questo freestyle. Si chiama il Carpe Riem. Raga, ne hanno fatto uno assurdo. Cioè, proprio sgravo, hanno cagato fuori dal vaso. Ci saranno degli argomenti che girano e tutti questi argomenti hanno in comune il fatto che contengono la parola black. Black Battle per la Black Edition della Kids. Questo è sgravo. Il livello non lo reggi. Reggi, chi cazzo è reggi? Però sono Will Smith e vi ho sparaflesciato. Se mi sei accorto che ci mettiamo così. Scarafaccio buono e lo scarafaccio morto. A livello normale io sono Frank e lo Purtroppo sì. Vero. Da quanto ho fumato sono entrato in Men in Black e mi hanno anche sparaflesciato. Indovinate chi è che Men in Black non l'ha mai guardato. Pensavo che fosse un cannibale nigeriano molto affamato. Malato, cioè rima assurda, bro. B-A-B. Quindi me ne foto, Brunello se vuole rappare sai che recidivo. L'unico scarafaggio buono è uno scarafaggio morto. Bruno Barlo scarafaggio è ancora vivo. Ancora vivo, ma tu sei party con le cappine rock del party. Sfida in una battle rap, è meglio che shut up. Ah, che penso sia un brano dei Black Eyed Peas. Voglio dimostrare come sempre qual è la mia skill. Io non mi ascolti Black Eyed Peas, ma fumo così tanto che ho gli occhi Red Eyes Peas. Sono incapace, ogni volta che sto sul palco faccio una strage. Ma chi cazzo è quello stronzo che si è permesso di fotografare la camera di mia madre? Tuo padre, lo puoi anche sgridare. Geniale, capito? Geniale perché poi, capito, si automema, capito? Così sei inattaccabile, bro, perché ti sei già attaccato da solo e hai spaccato con la rima. Cioè, come fanno? Cioè, se ti attaccano dopo è debole, capito? Hai vinto. Mi sa che lo sappiamo. Peccato che rende meno utile dell'indiano. Non sono ancora il campione del carpe, però Will I Am. Mamma mia, capito? Will.i.am, il tipo dei Black Eyed Peas. Spettacolo, frate. Che tutti i miei avversari possono farmi le seghe, tanto che la mia partita si disputa Black Jack Daniels. Black Jack Daniels, visto che bevi molto va bene. Tu sei un celebro leso, Black Jack. Se conosci Dr. Jack, devo dire che ci ha preso. Ok, Dr. Jack mi pare che sia un altro MC. E freestyler. Questo contest per me Black Jack, con 500 in mano mi metto a contare le carte. Damn. Peccato che Bruno non è. Cazzo, lì cambiano anche il beat, capito? Vuole portare le barre, non è dealer, c'è il culo che puzza dealer Dammer. Ma devi stare attento, perché non stai dando il 100%. Si tratta delle carte ma non mi sto divertendo. Non è Black Jack e poker, la sua tipa sta fingendo. Io ti uso e ti mangio tipo squalo. Le cartine lunghe, ma se vinco questa challenge a Frank io gliele regalo. Non hai la lirica, la mia shit è una base premissilistica. La puoi vedere pure al cinema. L'unico filtro di cui hanno bisogno è quello delle foto su Instagram. Lo calci come un calciatore, ehi, come se facessi il baffone. Shakerò, smazza troie. Non ho le cartine lunghe, ma le cartine lunghe perché ho lo smalto dello sbaggiatore. Frate, ho così tante cartine da attaccare che la fine della canna sta all'inizio del locale. Ci sta. Frate, questo a me mi pare assurdo. Yes. Mi sono sempre chiesto perché esistono le cartine lunghe ma non il mappamondo lungo. Vabbè, cazzata. Vabbè, roba seria. La mia concezione di black humor è il mio socio Dr. Jack che purtroppo crepa stasera. Black humor, io non ho mai fumato, davvero. Per le sigarette non ho mai speso un euro. Ma se vengo le cartine giuro che ve le rivendo e ci guadagno in nero. Io ho pensato che quello che faccio non è duro. Non sono bravo a far questo, ma sono rap puro. Il Carpe Riem è figo perché un botto di stimoli, cioè capito? Non è il solito avete 2 minuti, sfidatevi. Prima uno, poi l'altro, capito? Qua tutti insieme,
uno contro l'altro con temi, switch di beat, incredibile. Quindi il caso è chiuso, caso è chiuso, sei incapace, è ovvio che a Frank argomento non piace, e se ti devo dire di più, praticamente l'argomento è cercare il mio nome su YouTube. Eh sì. I miei tre avversari sono così ebrei che a casa ci tornano nel posa a cena. Non so se riesco a farlo perché l'ha detto lui. Riesco a farlo perché frate ti stiro, non ti stimo, fumo troppo che come quello il ginocchio qua e non respiro. Uff. Bro, bro. Justice Ford e George Floyd, ma quasi sono gli eroi della Justice League. Justice League mi faccio feste, perché sopra il picco rime perfette. Unisco gli argomenti, black humor e black lips. Oh, frate! 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 Dai, ci stava, visto che il sangue non lo spaccava, dammi un pugno, da mane sconfitto, ciola. Questa era bello, frate. Momento in cui così non l'ha respinto in gola. No, non respiro, il fumo non lo spacci per le strade. Sarà che tipo una cosa che accade, dovevo chiuderla, sono Eminem. Quindi mi sa che White Life Marshall Mathers. Ci stava anche questa. Shakero e Hydra i più forti a sto giro. Cioè stanno spaccando, stanno facendo le rime più pazze. Troppo, e anche se vince Hydra tanto non devo impegnarmi troppo. Le cartine me le dà, lui non fuma, me le dà in sconto. Vai bro, tu non hai capito che non spacchi però. Che cazzo me ne faccio che è passato il Black Friday e devo spendere tutto il buono di Amazon. Perché il buono di Amazon mi pare sia una delle robe che sia in regalo. Cioè in regalo, chi vince si acchiappa un buono Amazon. Quindi ha fatto il coso, cazzo me ne faccio il buono Amazon se il Black Friday sta finendo. Non mi rimane PG, io non faccio sconti come il Black Friday. Faccio così tanti morti che il Black è il giovedì. Yo, ho detto bene, infatti la cosa è strana. Come soldi che ho venuto e poveri dava. Non ricordo l'amico più come si chiama. Sei ritardato ad Halloween, tu sei giovedì Adams. Ok, vengo a far rap. Mi sono ascoltato gli ACDC questo venerdì, because black in black. Black Mamba. Black non c'è scritto Bamba. Non c'è scritto Bamba. Calma. Mi sono preso il fatto che mi ha fatto la pancina di coppia Kobe Bryant. Black Mamba per me è meglio di White Bamba. Sicuro sono più forte di lui, pure se te l'era francese c'è un mambo alle cuglie. Che poi tra l'altro la roba figa del Carpe Diem è che il pubblico è caldissimo, cioè proprio il pubblico è super hot, sono super carichi. Però qua non mi scassi, mi sto confrontando solo con degli scarsi. È vero frate, sono il Black Mamba di Prassi, perché basta che ti mordo e te lo dico dopo 20 passi. 20 passi. Si scansa, vuole battere bello, ma non è abbastanza. Rispondo le chiappe e se giochiamo a basket mi sì. Pazzo, insulto la puttana di tua mamma. Ma poi è bello, c'è un ambiente figo, cioè. Il vincitore Ci sta. Cioè io avrei fatto vincere, a me, io ho preferito Shaker, se devo essere sincero. Bruno Bug contro Dreamer, raga, malato. Loro sono due pazzi poi, Loro sono due pazzi. Ok, quattro pazzi. Dopodiché 4 minuti e 4 quarti. La storia ha visto un plebiscito per cui Shaker impersonificherà la regina Elisabetta. Mentre la seconda è stata più combattuta, ma diciamo che Black Humor ha prevalso anche qui, perché Bruno Baghi interpreterà Piero Angela. 3, 2, 1. Cioè capito, devono pure interpretare i personaggi durante, cioè devono fare rime interpretando, cioè frate. Che poi, cioè sta roba è figa perché, cioè anche per un freestyler è stimolante.
Cioè ti fa muovere la testa, capito? Lunga vita alla regina Elisabetta. Merda! Non posso farcela! Sono diventata un'angela! Esatto. Veramente sempre. Esaminiamo la testa di sto esemplare demente. La flora è permanente, ma qui dentro la fauna è inesistente. Grande, frate. Spettacolo. Ma sei bellito a sinistra. Tu lo puoi pure documentare come Lady Diana morta in un sinistro stradale. Un sinistro stradale. Qualcuno un incidente lo potrebbe anche fare. Non me ne parlare. Il tacco dello stivale entrerà nel culo di Cassino Capitale. Ma non parliamo di piscele con questo nano che dice spesso mi hermano. Infatti il giorno in cui la TV trasmette in chiaro Piero Angela in esplorando il corpo umano. Fratello lasciala, Brunelleschi sai che di flow sta para alla lastrica. Se ribaltare la tua carrozza di merda c'è riuscito per Simpson, può farcela Piero Angela. Perché in fatto di muscoli non mi sembri molto esperto. E certo, quando non ho colto l'accento e non ho visto quella puntata dei Simpson. Questa casa non è un Alberto. Perché sei serio? Io a te ti faccio un occhio nero. Io sono Piero Angela, tu così ignorante che tua mamma ti dice sta casa non è un alberghiero. Perché già sai che non mi fotti perché c'ho lo stile vario. Il mondo non lo salverà Goku ma un documentario. Più che altro cazzo è forte anche nella delivery, cioè nel dartele le rime, no? Perché magari di quest'ultima che ha fatto, se l'avesse detta normalmente non ti avrebbe gasato così tanto. Però come te l'ha deliverata, no? Come te l'ha data così, con tutto anche la gestualità. Però comunque vorrete competere tipo con me? Se arrivo quel logico, uomo non ti fottero. Non ti fotto, non perché non ti fotto, ma perché non sono necrofilo. Necrofilo, io ti batto in gara come un documentario su un capibara. La sito è strana, tanto che trasformo Bruno Bug in Bruno Ba King Kabbalas. È una ultra, capri di collina e seta ultra, parte la distrutta. Questi denti da castoro più che per l'angela ti mando su scienza brutta. Bellissimo. Cos'è il formato di barba scura, no? Bellissimo, bro. Cioè, bro, qua che devi sapere. Cioè, devi essere per fare rime fighe, poi devi essere acculturato perché devi. Cioè, capito? Dire ti mando a scienza brutta. Cioè, devi sapere cos'è scienza brutta, capito? Il castoro, boh, non lo so. Il fatto che sei Piero Angela. Cioè, Alberto Angela, come cazzo si chiama? Cioè, frate, è assurdo. Ma frate, di cosa stiamo parlando? La differenza è come te e il carpe diem e il carpe riem. Perché a te manca la R. Frate, ti giro in quella. Bro, la differenza tra te e le scarpe. Ma di cosa stiamo parlando? Che sta sotto, anzi neanche quella. Manco quella come cioè dici. Raga, te lo giuro raga, io non ho mai sentito il freestyle di sto livello. Era una vita che dicevo, mica il freestyle vorrei. Cioè, capito? Era una vita che desideravo di sentire freestyle del genere, frate. Gadid! Sai che ti sconvolgo gli scloroplasti, dimmi in quanti siete rimasti. Ti batto con i trucchi che premo la RR mentre mangio un Big Tasty. Ma che Big Tasty? Sì, al massimo tu le tasti, il punto G. Sì, vero, bro. Sono tutti in formissima. I trucchi sono così duro che si c'è all'inizio all'automobile. Come GTA già lo sai. Non l'abbia messo. Il campione del camp, nemmeno quello del freestyle. E nemmeno tu, perché quello è Kain. E vedi di non ascoltarlo mai. Non ascoltarlo mai. Ai,
dispiace, non sei lesto, sei fesso. Non sei il campione del carpe, non penso. Ma di sicuro non di questo. Non di questo tipo il decimo. Eppure riesco a farlo perché sono abile. È la guerra contro le macchine. Il freestyle è il più scopatore d'Italia contro quello più scopabile. Cosa stiamo parlando? Sei tu quello più scopabile perché c'è il cazzo nel posto sbagliato. Io le barre frenetistico. Quando ti buttano fuori dalla battle, l'analisa dice non dovevi andare via. Era bellissimo, bellissimo. Bellissimo, sfigato Bruno Batno, sai che dopo ti ha ammazzato, amico è trapassato, io peloso contro quello del maglione della nonna, Natale è passato. Il maglione della nonna, assurdo, con la dovuta calma, sono la nonna che ti serve la pappa, come da programma, il maglione della nonna, le sbagliature della mamma. Fatti due soldi, rimedi ai tuoi bisogni, sei un poveretto, così tanto che il tuo sogno nel cassetto è un cassetto in cui mettere i tuoi sogni. Il cassetto nel cassetto con il cassettone, come se lui potesse mettere pure un sogno nel cassetto, prende l'IDS, ma il VHS. Non si è sentito. Che beh, assurdo, capito? Se fai una rima talmente figa che la gente sta ancora, mentre tu stai facendo la tua, le tue barre, cioè la gente ti sta sovrastando e quindi non sta ascoltando le tue barre. Cioè, se fai una rima talmente forte che ti sovrastano il quarto, cioè, assurdo. Cioè, non so se avete capito quello che intendo. Ho fatto un occhio nero, guarda che in passato hai posato il microfono per molto meno. Questa non so cosa sia successo in passato. Mamma mia. Bro, ma quante W, quante cazzo di rime fighe, oh. Quante W. Nessuna tua rima, perché tu sei un cesso di Trenitalia. Ti cacco solo se non c'ho alternativa. Frate, frate. Oh, una dietro l'altra, una dietro l'altra. C'è pure lui, ma tanto vale. Lascia perdere, Brunello, a te ti scretola. Amico mio, ti smolecola. Altro che epica. Il tuo freccia rossa diventa un freccio marrone. Qui c'è una freccia di Legolas. Mi sa che non mi batte il microfono. È molto in forma, beh. Non prendi un freccia rossa, ma un freccia roscaccio quando vai dal tuo psicologo. Facci coglione. A me mi pari soltanto un cassone. Non parlare di speleologia. Ti apro così tanto il culo che c'è la caverna di Plutone. Come quella di nella competizione. Sei così sfigato che al trenino di Capodanno tu hai beccato il controllore. Assurdo. Ti giuro, raga, io di... Mamma mia. Non lo so se ho mai, cioè, non so se ho mai sentito rime così divertenti, cazzo. Hai una voce così ridicola che sembra una voce in capitolo. Come capire le donne. Come capito, io non l'ho mai capito, tanto meno mai captato. Giusto, c'è sta il refrato che sembra il DJ quando gli salta il serato. Un po' l'ultima. Questo è difficile, primo, raga. Finalista del Carpe Riem volume 10 è Bruno Bell. Ci sta, spaccato. Ha spaccato, anche perché più che altro Shaker vince tutto sempre, ci sta a dare un po' di spazio anche a Bruno, cioè nel senso, non così, cioè Shaker è uno che ne ha fatte, capito? Erano allo stesso livello, ci sta. Ci guardiamo l'ultima, se vi va. Bruno Bug contro Dreamer. Volume 4, Medicine contro Problem, Testamento. Testamento. Bruno Bug lo sai che rappa, mica fa un testa a testa, scusami frate, non mi interessa, Se l'argomento è testamento, allora vieni sotto, becca questa gege, ti becchi di testa a terra, Sono scemo come un tavolo, di fatti l'apparecchio. Bruno Bug spacca d'apparecchio. Amico, tu rappresenti l'intero argomento perché sei vecchio. Non mi interessa sto fratello. Lui dice che viene dal Trento. Io Nuovo Testamento come Gesù Cristo trasformo l'acqua in vinello.
perché non mi interessa che testamento è un testa a testa. Busso al Nuovo Testamento porta a porta, testimone di Geova di Vespa. Social da pacca, Paco sei chi rappera, presento stasera. Ora vaghi era l'era nuova, testamento Geova, no era Givova. Comunque, volevo dire che con Dreamer che ti guarda in quel modo, cioè ti mette pressione, secondo me. Guarda, è un gigante che ti guarda così. Sentiamo la rima che ha da dire, sentiamo la rima che ha da fare nei miei confronti, frate. Vediamo se ne sei in grado. Cioè, comunque, cioè, secondo me ti mette una certa pressione. Vabbè che Bruno aveva sfidato già, come abbiamo detto prima, Nerone. Però, cioè, comunque, complimenti, bro. Cioè, non lo so, finito. Ce ne vuole. E fate più di un minuto. Scusa. Ci sa, è un attimo bug. Bruno Bug si è un po' buggato, okay. Diciamo. L'argomento di Dreamer, let's il tuo go. Argomento sarà sì. Talent show. Talent show. 3, 2, 1, vai! Io vengo da Milano, prendo il treno, freno. Se mi guardi X4, sai cosa si prende? Treno! Arriva nel treno, sui attori! Minchia! Bisessuale è una roba io! Non funziona, porto sta merda o le lacrime, le iene. Lui fa talmente schifo che è andato ad X-Factor e l'unico risultato è stato fatto piangere Fede! Oh, raga, è entrato... Pazzo, pazzo. Non impara mai male. Questo va di X Factor ma fallisce. Mi va di giorno che come impara a cantare. Non c'è soluzione. Il pubblico è infuocato. Ha provato anche a The Voice. Però i giudici si sono girati a Natale sulla poltrona. Per due. Ci rivediamo. Lo sai come funziona. Frega un cazzo tra i nemici. Io mi fumo se radici. Cazzo dici. Io e te siamo fratelli. Ma stasera non passi. Non siamo amici. Madonna. E appunto è quello che adesso è entrato pure con l'extra beat. Con questi flow malati. È proprio una cosa che ho notato da quando è entrato. Proprio flow, tante parole in una barra. Proprio tante parole in una barra. Un sacco di flow, un sacco di roba, bro. Crazy, crazy! Maurizio Babbo, vuoi andare da Maria De Filippi, ma non lo finché c'è il collo di Maurizio Costanzo! Ok, subito caldo, 4 minuti e 4 quarti liberi, parte Dreamer, finisce Bruno. Fuoto le liriche, questo dopo che l'ho battuto diventa invisibile. Scherzavo X Factor, ho fatto il tifo per te, perché gli auguravo gli venisse una malattia trasmissibile. Perché tu non fermi la forza di Bruno. Il tuo argomento è stato il talent. Ti allargo il culo, che ci vuoi pippare? Il tuo argomento è stato una botta di culo. Sento perché ti intestino nell'esofago, ti deprimo, sono un fenomeno. Tu il talent lo stai mettendo sotto terra, il ritorno del figlio al prodigo. Che cosa stai dicendo? Non hai rime. Cos'è che fai? Mi intestini l'esofago, ti sbocco la troppa, non hai distini con le rime. Non so chi sia Ciolini, lei non sa chi sia Dreamer. Poi ti brucio tipo che Rosella, io ti taglio tipo che avessi le chele. Lui il leone, io le iene. Tu non sei Abrangiolini, ma il tuo modo di rappare non mi appartiene. Abrangiolini, ti appartengo della Ambrona, grandissima. Mi sa che poi ti devi fare pare. Lo sai che sei orato, l'uomo della cacchi come cicale. Il mio modo non gli appartiene, Dreamer, non mi fare. Cazzo, raga, ma cosa è? Ma veramente qua dopati, secondo me li hanno dopati in questa edizione. Perché tutti fuori di testa, capito? Si stanno facendo il back and forth uno contro l'altro con questo flow. Ma di che stiamo parlando? Scusa, ma muovo un po' come i cavalli, nel senso di foto delle come a scacchi. Sì. Questi cazzi, i grandi caspi, però rapi per i bambini. Tu non parlarmi, mi fai un baffo come la Nike. Prendi sti cazzi, ti batto con i baffi, l'ammazza vampiri. L'ammazza vampiri. Con questa faccia tu spaventi i bambini. Parlato di Nike, dei baffini. Sei così duro che i piedi hai due puma. Vivi.
capito, a me da pedenatele, preparati a combattere. Io con sta faccia faccio lo spaventa passere, il Bruno Bug invece lo spaventa passere. Bellissimo, bellissimo. Tu sei un pelota, ti mando a scuola con il diploma. Me le suoni come nacchere, il massimo che mi puoi fare è una spagnola. Adesso tipo mi fa da spagnolo, la prima guerra mondiale, dopo le viene la febbre. Hai capito? Sui minuti ti sbocca. Se ci avessi il Covid ora che ti sputi in bocca. Minchia, cazzatissimo. Due birre, così sbocchi la troppa. Tutto coglione. La mia tipa non ha le tette, al massimo ci può pensare proprio. Bravissimo, ci sei. La sua tipa non ha le tette, ha solamente un fidanzato gay. Ti va male, il tuo massimo livello è un mio sbaglio, come disse sua madre. Tuo padre se li gira, prende a schiaffi tuo padre, perché è depresso. Anche la tua fidanzata un fidanzato gay, e il bello è che il fidanzato è lo stesso. Raga, sono blown away. Si chiamava Luca Povia. Ok, Povia, non hai i miei modi, non mi puoi tangere. Hai citato il comi dove gli occhi non arrivano. Tu Dreamer dopo sta sfida non ci avrai gli occhi per piangere. Ma no. Cavolo. Di Menino quando arriva l'hai capito che ti taglia. I destini nella pancia, vinco i primi della Francia. Non parlare di giochi, sono come Izzy. Ti viene diabete, io scrivo su Nero Panini di carta. Ma no. Fuori di testa bro. Il mondo so scemo vorrebbe comprendere. Ti solo sei che lo lascio anche dietro di molto. Tu sei un babbo. Hanno presentato tutti quanti con una skill. E a te che hanno detto che sei alto. Mica devastante. Poi stavano belli incazzati, eh. Stavano belli incazzati, bro. Sullo spareggio. Allora, devo dire, secondo me Dreamer è stato più forte. Cioè, anche nel freestyle. Mica se gasano, frate. Mica se gasano. Cioè, ma cioè, più che altro esatto, come decidi? Perché Bruno ha sempre risposto bene, secondo me. Ha saputo tenere, però era alla fine Dreamer che teneva tipo i flow, le punchline, eccetera. Bruno è stato fortissimo a sapergli rispondere, eccetera, eccetera. E a rimanere sul suo livello, capito? Due minuti ai quattro quarti liberi. Il che ci abbiamo è lo stesso. Il mio è giallo, il tuo è rosso. Fesso. Generalmente con rosso non si passa, ma il terrone non lo sa, il turno lo passa lo stesso. Questo platera, ma che ape maglia, sono terrone, ti recupero in ape. Arrivo con i coltellini, muoio. È una gnocca, io la mangio tortellini in brodo. Hai capito? Bevo tipo vermentino, la mangio come fosse un crapper del Trentino. Parlare, amen, bagni, ti manda a pregare dall'altare con la fiera parrocchiale. A reppare sei così vecchio che il brodo che bevi tu è il brodo primordiale. Frate, frate, è un anno meno di me. Frate, io ti sfondo, ma prova, è come mettere sfere, basta col rap di Rondo da Sosa. Wow, taci che ti inondo sta strofa. Amico, tu non sei bellissimo. La tua età è come i tuoi capelli. Te la porti malissimo. Vedi chi sono, metrico, tu vieni se non credi. Tu parli di essere uno col flow vecchio. Stasera con la macchina dei Flintstone torni a casa a piedi. Raga, mica Dreamer devastante. Dreamer devastante. Se dopo tu puoi pressionare i presenti, paghi lo sai che poi rappresenta in questa merda nei silenzi. L'unica la macchina tua è del tempo di Laurenti. Capire che sono un coglione, la gente mi chiede chi sono, rispondo che sono meglio in ogni situazione. Sono finta di improvvisazione. Quando arriva hai capito che ti batto un cazzone. Un altro te faccio beat con Dreamer e non hai imparato la lezione. Mamma mia, raga. Tutti come fosse di Pentac. Questo si rialza click and flag. Uomo di questo click and fa. Paghi tu lo sai che se lo prende se lo mangia come fosse di Pentac. Bravo. Sgravo. 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 Mamma mia. Hanno spaccato entrambi. Fortissimi entrambi. Il primo semifinalista del Carpe Riem volume 10 è Bruno Bar.
Cavolo, questa era difficile, raga. Io ho preferito Dreamer, sincero, ma... Cioè, era valido anche Bruno. Cioè, veramente, era... alto livello.